Dove posso trovare i pavimenti? Alla MVD. L'arredo bagno? Alla MVD. La rubinetteria? Certo, MVD. I sanitari? Ovvio, MVD. Le nuove pompe di calore? Una parola, MVD. E una piscina per il relax? Sempre MVD. L'illuminazione? Ma certo, alla MVD. Ma allora? Andiamo all'MVD e ci troverai tutto il bello per la tua casa. Accidenti, che buio! Fai luce! Cosa possiamo accendere? Fai luce anche tu! Ecco la luce! C'è luce anche qui! Anche qui c'è luce! Anche qui c'è la luce! Noi abbiamo illuminato il nostro mondo. Tu puoi illuminare la tua casa. Vieni all'MVD. Fatto brillare l'8 agosto l'ordigno ritrovato a Fonza, un'ordinanza del sindaco di Camponella Elba ha reso la spiaggia di nuovo fruibile. Le spiagge illuminate a giorno e quelle amiche delle tartarughe, Legambiente, chi ha autorizzato i fari che puntano su quel bene pubblico? All'isola d'Elba fallisce un'altra nidificazione di tartaruga marina, è successo nel promontorio di Monte Calamita, probabile il disturbo dei flash. Brevi dall'Elba, cartoline dal mare, laboratorio per bambini al Museo del Mare. Colazioni d'autore al Grigolo con Mar di Libri il 31 agosto con Vanagolli. La festa di liberazione ai giardini di Garfani dal 23 al 25 agosto. Bruno Galvani espone alla Torre degli Appiani a Rio Marina fino all'11 agosto. È di nuovo fruibile la spiaggia di Fonza. L'ordigno bellico trovato il 26 luglio infatti è stato fatto brillare nella mattinata di ieri e è intervenuto il secondo reggimento del Genio Pontieri di Piacenza, supportato dai carabinieri della stazione di Camponell'Elba. Hanno provveduto all'asportazione dell'ordigno per farlo brillare al sicuro. Si trattava di un mortaio di 60 mm di provenienza USA, rimasto inesploso, utilizzato con molta probabilità durante l'operazione Brassard avvenuta tra il 17 e il 19 giugno del 1944. L'ordigno era stato trovato in mare da un surfista che lo aveva depositato nella spiaggia di Fonza. Il comune aveva immediatamente emanato un'ordinanza dirigenziale in cui si comunicava che il litorale della costa sud-est sarebbe tornato fruibile dopo l'intervento di bonifica con tutte le indicazioni del caso per i possibili frequentatori della zona. L'ordigno è stato fatto brillare ieri 8 agosto e una volta concluse le operazioni il comune ha emesso subito una nuova ordinanza di apertura della spiaggia. Dal convegno nazionale dall'Isola delle Tartarughe all'Elba, amica delle tartarughe, organizzato a Portoferraio l'8 marzo da Legambiente e Parco Nazionale Arcipelago Toscano e dal progetto europeo Life Turtle Nest, erano uscite proposte ben precise per realizzare anche all'Elba spiagge amiche delle tartarughe, dell'ambiente e dei turisti. Era stato evidenziato il problema dell'inquinamento luminoso notturno e degli ambienti marini ed erano state presentate possibili soluzioni di cui si sta interessando Turtle Nest per cambiare l'illuminazione costiera in alcune località pilota e renderle Tartar Friendly. Progetti che vedono già coinvolti comuni operatori balneari e turistici e che Legambiente aveva chiesto di estendere anche all'Elba insieme ad una pulizia meno invasiva degli arenili, inserendo l'obbligo di una gestione ambientalmente sostenibile delle spiagge nei prossimi bandi per il rinnovo delle concessioni balneari.
Quello che invece sta succedendo in molte spiagge albane, fanno presente dall'associazione, è esattamente il contrario e gli esempi recenti più clamorosi vengono da Cavoli e Secchetto, dove sono stati accesi nuovi fari che illuminano a giorno le spiagge, trasformando quello che dovrebbe essere un ambiente naturale in un ambiente completamente artificiale e nemico delle tartarughe, che se dovessero avere l'avventura di nidificare sotto quelle luci avrebbero grandi problemi di orientamento, per non parlare delle piccole tartarughine appena nate che probabilmente non riuscirebbero nemmeno a raggiungere il mare, accecate e attratte da luci inutili, come già accaduto in altre spiagge albane. Ci chiediamo, terminano da Legambiente, e chiediamo alle autorità competenti chi abbia autorizzato l'illuminazione a giorno di quello che rimane un bene naturale pubblico in piena stagione nidificatoria di una specie protetta da normative nazionali ed europee. Molte realtà turistiche in Italia stanno puntando all'ambiente e alle nidificazioni delle tartarughe marine come indicatore di qualità. Lo fanno adeguando luci e gestione delle spiagge con pochi piccoli accorgimenti. Lo hanno capito anche molti stabilimenti balneari e punti blu dell'Isola d'Elba, amici delle tartarughe. Altri pensano evidentemente che il turismo si faccia trasformando le spiagge in piazze illuminate e innaturali. Ma non è questo il turismo del futuro. Sulla spiaggia dei Vetrangoli una carretta ha interrotto lo scavo del nido ed è tornata in mare. I controlli fatti da Isa Tonso, autorizzata per conto del progetto Life Turtle Nest e Legambiente, su una probabile nidificazione sulla spiaggia di Vetrangoli nel promontorio di Calamita, comune di Capoliveri, hanno dato un esito negativo. Sembra che la tartaruga marina sia stata disturbata mentre stava prestandosi a nidificare e che ancora una volta comportamenti scorretti solo per scattare una foto hanno provocato il fallimento di una preziosa nidificazione. Quest'estate era già successo a Rio Marina, quando una signora con due cani si era avvicinata ad una tartaruga sulla spiaggia portuale del Sasso. Anche in questo caso, anche se la spiaggia è meno accessibile, mamma tartaruga ha trovato qualcuno che l'ha impaurita, fotografandola in maniere improprie e violando la legge, visto che ha disturbato una specie protetta a livello nazionale ed europeo. Ecco le raccomandazioni. Se si trova una tartaruga marina in nidificazione non bisogna fare rumore, evitare assolutamente di fare foto con il flash e preferibilmente fotografare la tartaruga a nidificazione terminata quando ritorna in mare, non avvicinarsi con cani nemmeno al guinzaglio. Legambiente invita i volontari, i cittadini, i turisti a fare molta attenzione e nel caso di tracci chiamare subito il 1530 della Capitaneria di Porto. Continuano i laboratori per bambini nei musei tra Marciana, Portoferraio e Capoliveri. Sabato 10 agosto alle 21 l'appuntamento è al Museo del Mare di Capoliveri con Cartoline dal Mare, laboratorio didattico per i più piccoli in cui saranno realizzate cartoline artigianali attraverso varie tecniche, adigraf, collage, pittura, cianotipia, per portare con sé un ricordo del Museo del Mare. Il costo dell'evento è 10 euro. Tre appuntamenti con Mar di Libri al Grigolo, con autori albani che facendo colazione si racconteranno davanti al mare ad un caffè. Il primo è il 31 agosto alle ore 10 con Gianfranco Vanagolli che dialogherà con Patrizia Lupi. Si svolgerà per la prima volta all'Isola d'Elba la festa di liberazione organizzata dal Circolo Albano di Rifondazione Comunista Pace, Lavoro, Libertà. Saranno i temi che fungeranno da filo conduttore dell'iniziativa che si svolgerà il 23, 24 e 25 agosto ai Giardini di Carpani a Portoferraio. In questi giorni saranno attive dalle 18.30 in poi le consuete attività di bar e ristorazione ed uno spazio giochi dedicato ai più piccoli. È previsto anche un ricco programma di dibattiti e di eventi musicali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Fino all'11 agosto a Rio Marina, presso la Torre degli Appiani, nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Rio, espone la arte e la vena artistica il riese Bruno Galvani, molto conosciuto in paese. Molti soggetti dei suoi quadri, che nelle esposizioni di Rio Marina sono più di 30, e sono per lo più animali terrestri e acquatici, nonché scorci del mare. La mostra è ad accesso libero e merita, dicono, di essere vista e vissuta in tutta la sua intensità e nei suoi magnifici colori.